saluto anche da Matisse che non vuole stare oggi. We like Volvera, Mia SD, Lara Ramundo, benvenuti per questo incontro nuovo, questa piccolissima rubrica in cui vi racconterò dello sciazzo, sempre se Matisse me lo permette. E bene, vi racconterò appunto che cos'è lo sciazzo, come ha fatto a entrare nella mia vita, a cosa serve, perché è utile e appunto come funziona in generale. Abbiamo... mi vuole salutare. Allora, lo shiatsu. Lo shiatsu è entrato a far parte della mia vita perché soffrivo molto di sciatica a entrambe le gambe, quindi avevo bisogno di... avevo provato qualsiasi tipologia di terapia, qualsiasi tipologia di massaggio, ma senza esito, quindi ero in uno stato veramente importante, tant'è vero che poi ho iniziato a fare dei cicli di trattamenti shiatsu e già dal primo trattamento ho iniziato ad avere dei benefici, da che non dormivo tutta la notte a che ho iniziato a riposare, a star tranquilla e non aver più male. È ovvio che la sciatica non è che va via per sempre, nel senso che la sciatica nella mia vita ritorna quando ci sono delle problematiche che si ripetono, e quando quindi ritorna utilizzo lo shiatsu per mandare via appunto il dolore, ripristinare lo stato di benessere nella mia salute, appunto nella mia quotidianità. E quindi questa è, diciamo, la breve storia da cui poi ho iniziato appunto il mio fantastico percorso, perché è un percorso di 3 anni per poter ricevere il diploma, perché sono operatore e istruttore di shiatsu, e da questo momento in poi tutto quanto è cambiato, perché comunque lo shiatsu può essere fatto anche un corso, può essere anche fatto non a livello professionale, nel senso per me è stato appunto, ho iniziato a livello amatoriale, no? Perché è comunque un percorso che ti cambia dentro, no? Cambia anche sia dentro che fuori, cioè ti fa star bene con te stessa, con gli altri. Quindi uno può farlo anche a livello amatoriale, infatti anch'io faccio dei corsi, essendo istruttore, faccio dei corsi propedeutici di avvicinamento allo shiatsu. Quindi lo shiatsu è una disciplina, a mio avviso, meravigliosa. La base dello shiatsu è il contatto. Se non c'è contatto non c'è shiatsu. Lo shiatsu è un trattamento corporeo, non è un massaggio. Si differenzia appunto da un semplice massaggio, che poi può far bene anche il massaggio, ma lo shiatsu è un trattamento corporeo perché lavora, oltre che con il contatto, quindi fisicamente, lavora anche nell'energia, sull'energia del nostro corpo. L'operatore shiatsu che cosa fa? Attraverso il contatto, quindi il tocco delle mani, intanto Battista si fa i suoi giri, il tocco stimola questa energia che scorre dentro il nostro corpo, e l'energia intelligente e sa poi dove deve andare. Quindi non fa, non è che dice all'energia di andare in un determinato posto piuttosto che un altro, stimola questa energia attraverso il contatto, attraverso delle posizioni delle mani, del corpo, e poi questa energia appunto intelligente sa dove dover andare, dove dover procedere per ristabilire lo stato di benessere. Infatti shiatsu, proprio la parola shiatsu, vuol dire digitopressione. Aspetta, Matisse, mi sa che abbiamo avuto un'idea. Ok, sì, scusate, ma Matisse si vede che... No, vieni qua, vai. Dicevo, vuol dire proprio digitopressione, quindi viene proprio utilizzata la mano per...
per poter stimolare questa energia che abbiamo dentro di noi, per poter ripristinare lo stato di benessere. Vieni, vieni. Ok. Lo shiatsu, quindi, su cosa si basa? Si basa sulla medicina tradizionale cinese. E la medicina tradizionale cinese, non so, magari qualcuno anche già ha sentito parlare di medicina tradizionale cinese, come si basa anche ad esempio l'agopuntura. Solo che lo shiatsu, al posto di utilizzare gli aghi per stimolare questa energia, per andare a toccare dei punti precisi nel nostro corpo, utilizza appunto il contatto. La medicina tradizionale cinese che cosa dice? Che noi siamo attraversati da dei canali energetici dove appunto scorre questa energia. Quando noi stiamo bene, vuol dire che questa energia scorre in modo corretto dentro i nostri canali. Immaginate proprio un fiumiciattolo dove scorre dell'acqua. Quindi quando l'acqua scorre bene, l'energia scorre bene, va tutto bene. Quando invece questa energia inizia a scorrere non bene, quindi avere dei problemi, ad essere in disequilibrio, allora nella nostra vita subentra il dolore, il sintomo a livello di mente, corpo e spirito. Proprio così, perché proprio lo shiatsu lavora a livello di mente, corpo e spirito. Sembrerà stranissimo, ma il tocco dello shiatsu, dell'operatore shiatsu su di noi, proprio permette di riportare equilibrio. Che cosa vuol dire essere in equilibrio? Vuol dire stare bene, essere, cosa c'è? In uno stato di benessere. Niente, oggi io non riesco tanto a... Vieni qua, vieni. Arrivo subito, prova qua. Scusatemi, niente, è piccolino. Quindi che cosa vuol dire essere in uno stato di equilibrio? Vuol dire stare bene, essere in piena salute, quindi non avere nessun problema, stare bene, quindi essere sereni a livello della mente e fisicamente stare bene. Appunto nel momento in cui, cosa c'è? Nel momento in cui questa energia non scorre in modo corretto, allora vuol dire che c'è bisogno di riportare equilibrio. Che cosa vuol dire non stare bene, quindi avere il dolore? Possiamo fare tantissimi esempi. Quindi, ad esempio, l'esempio classico che ho fatto all'inizio, in cui vi ho spiegato quando è entrato a far parte lo shiatsu della mia vita. Quindi quando io avevo il problema della sciatica a entrambe le gambe, quello era disequilibrio energetico, piuttosto che a livello di mente può essere una forte paura, piuttosto che della rabbia eccessiva, piuttosto che ci sono casi classici di ansia, di depressione, vuol dire appunto che non stiamo bene, quindi abbiamo... Cosa c'è, tesoro? Abbiamo nella nostra vita appunto delle problematiche che ci creano questi disequilibri energetici. Quindi attraverso lo shiatsu stimoliamo questa energia e portiamo lo stato di benessere, lo stato di equilibrio. Cosa vuol dire anche avere un dolore? Avere un dolore vuol dire che nel nostro corpo appunto questa energia non scorre bene, vuol dire che ad esempio facciamo sempre il problema della sciatica, no? Io avevo un dolore che partiva dalla parte alta della gamba ed era molto forte soprattutto nella parte bassa. Quindi vuol dire che nella mia gamba c'era un forte, diciamo un pieno, si chiama pieno energetico, quindi c'era un forte accumulo di energia in quella zona. Quindi al posto di essere in equilibrio c'era una parte del mio corpo in cui c'era tantissima energia e l'altra parte in cui questa energia veniva a mancare, quindi, oppure comunque c'era un vuoto. E allora appunto attraverso lo shiatsu si riporta tutto l'equilibrio, quindi si cerca di richiamare, di stimolare l'energia che
che dalla parte, diciamo, da questo pieno energetico va verso il vuoto e quindi tutto si ristabilizza. Un dolore può andare via, diciamo, scomparire nel giro di qualche trattamento. Magari se il dolore, diciamo, questo tipo di dolore è una novità, non è mai venuto fuori, quindi ce l'hai da pochi giorni, può essere che magari uno o due trattamenti possano bastare, se no in media si conta sempre almeno 8 trattamenti per poter ritrovare il benessere. Però questo non è, diciamo, una regola generale, no? Dipende da persona a persona. Ripeto, magari una persona gli basta uno o due trattamenti, altri gliene servono molti di più. Perché questo? Anche se fondamentalmente il dolore è lo stesso, la disarmonia è lo stessa, no? Dipende dalla persona, dal proprio vissuto, dal motivo per cui questo dolore è arrivato. Perché dipende se è una cosa arrivata subito piuttosto se è arrivata da qualcosa di più lontano. Immaginate che il nostro corpo sia fatto come una cipolla. Ogni volta che noi viviamo una, diciamo, un'esperienza nella nostra vita, soprattutto un trauma, si forma uno strato di energia, proprio come il classico strato della cipolla. Quindi questo trauma, magari oggi, che questo, facciamo un esempio, un trauma che io ho subito 20 anni fa, ho vissuto 20 anni fa, oggi mi porta ad esempio la mia sciatica, mi fa venire questo dolore alla sciatica. Magari al mio vicino di casa invece un anno fa ha subito un trauma e oggi gli porta, diciamo, questo trauma anche a lui, la sciatica. Quindi vedete che c'è differenza. Ogni trauma, ogni situazione vissuta crea una cronicità, quindi un classico, uno strato di questa famosa cipolla. Lo shiatsu che cosa fa? Apre, sfoglia questi strati della cipolla e fino a raggiungere, a sciogliere questo trauma, questo nodo energetico e a ristabilire poi l'equilibrio. Come dicevo prima, non è che una volta va via la sciatica che non tornerà mai più. Può essere, come no, come se sei un po' birbante, come se comunque questo, diciamo, io ad esempio sono portata per la sciatica, diciamo, quando io ho un problema nella mia vita, subito mi arriva, diciamo, suona questo campanellino nel mio corpo, il mio corpo mi avvisa dicendo, appunto, facendomi capire che c'è qualcosa che non va attraverso, appunto, la sciatica. Quindi io che cosa faccio? A parte ovviamente i trattamenti shiatsu, cerco di capire dov'è il problema, cerco di anche a livello di mente e spirito capire dove devo, cos'è che devo cambiare per poter stare bene con me stessa. Ripeto, lo shiatsu è una crescita personale, è qualcosa di una disciplina meravigliosa che ti permette appunto di conoscerti in profondità. Più ti conosci, più riesci a capire cosa c'è che non va nella tua vita e come puoi risolvere la problematica, la situazione che stai vivendo. Lo shiatsu è contatto, quindi pensate che in questo periodo purtroppo non si può ovviamente praticare, quindi si spera al più presto che possiamo ritornare a dare benessere alle persone e a ristabilire questi, diciamo, questi equilibri che si sono, diciamo, interrotti in questo periodo, no? Perché in questo periodo soprattutto proviamo ansia, proviamo rabbia, proviamo molta paura e poi ovviamente tutti i malesseri fisici che conseguono, quindi questo periodo può anche sicuramente aver creato anche dei traumi, quindi attraverso lo shiatsu tutto questo può essere riarmonizzato, riequilibrato, riportato all'accettazione
di ciò che si è vissuto e lasciato andare. Lo shiatsu a chi fa bene? Fa bene a tutti, dai bambini piccoli, come vedete nelle mie dirette, io lo pratico su mia figlia da quando è nata, la piccolina, ma anche la grande. Vabbè, la grande giustamente non da quando è nata, perché ho incontrato poi successivamente lo shiatsu, ma comunque lo pratico sulle mie figlie, faccio degli scambi con mio marito, piuttosto che sugli adulti, sugli anziani, sui malati, sulle persone malate. Quindi lo shiatsu aiuta e sostiene comunque tutti in qualsiasi tipologia di problematica, quindi sia a livello fisico, come ho fatto l'esempio prima, ma anche e soprattutto a livello della mente, a livello anche spirituale. Quindi fa bene, è una disciplina meravigliosa che consiglio veramente di provare almeno una volta per capire appunto come funziona e quale tipo di benessere ci può portare. Come funziona un trattamento shiatsu? Un trattamento shiatsu si fa in studio o comunque anche a domicilio se ci sono delle problematiche in cui il ricevente non si può muovere, quindi l'operatore viene appunto a domicilio. Si fa solitamente il trattamento sul futon, però se c'è il caso in cui il ricevente ha delle problematiche, in cui è già capitato, non può sdraiarsi sul futon, si può fare su una sedia piuttosto che sul letto. Quindi l'operatore si adatta alla necessità del ricevente, perché ovviamente il ricevente ha delle problematiche, quindi l'operatore, per sostenerlo, aiutarlo a risolvere, a raggiungere l'obiettivo, deve adattarsi a lui. Nella prima parte c'è, che dura circa non più diciamo di una mezz'oretta, c'è quindi un quarto d'ora, 20 minuti, massimo mezz'oretta, c'è un colloquio in cui l'operatore pone al ricevente delle domande, diciamo un questionario, in modo che l'operatore riesce a capire a grandi linee inizialmente il motivo per cui è venuto il ricevente da lui, diciamo la problematica che ha il ricevente e come può aiutarlo. Quindi ci saranno delle domande sia a livello comunque fisico, inizialmente appunto qual è il motivo per cui il ricevente è venuto a fare il trattamento shiatsu, piuttosto che poi successivamente delle domande a livello familiare per capire se diciamo il problema che il ricevente ha è un problema nato esclusivamente dalla sua esperienza di vita oppure è una cosa che si porta comunque diciamo ereditata dalla famiglia. Quindi è un colloquio semplice, non, anche comunque non invasivo, perché ovviamente l'operatore fa delle domande al ricevente, ma come dico sempre, se il ricevente non si sente di specificare determinate problematiche, va bene lo stesso, è ovvio che si aprono meno porte, però comunque lo shiatsu funziona allo stesso modo. Poi c'è appunto la parte del trattamento proprio vero e proprio, del trattamento fisico, quindi mettiamo il caso che il ricevente si può comunque tranquillamente posizionare sul futon, quindi il ricevente si sdraia su un fianco oppure a supino o prono in base alla tipologia di problematica appunto che uno ha e inizia il trattamento. Il trattamento viene fatto appunto con il contatto con le nostre mani, con le mani dell'operatore. Solitamente nella mia disciplina, nella mia scuola, il primo trattamento viene fatto esclusivamente solo su mani e piedi. Sembrerà pazzesco, ma lavorare solo esclusivamente come primo trattamento sulle mani e piedi è comunque un trattamento più che completo. Perché? Perché comunque
come ho già detto prima, i meridiani, quindi questi canali energetici in cui scorre l'energia, finisce allo stesso modo nelle mani, finiscono nello stesso modo nelle mani come nei piedi. Quindi se lavoriamo anche solo su questa parte del corpo, facciamo un trattamento completo e stimoliamo completamente tutti i nostri canali energetici. E poi pensate proprio che ad alcune persone, magari sono state delle persone che arrivano con problemi di insonnia, che quindi hanno problemi a dormire da molto tempo, toccandoli solo mani e piedi riescono a ritrovare il sonno, a riposare per le prime notti successive al trattamento in modo completo. Quindi veramente è molto forte e poi soprattutto non è invasivo, quindi non viene fatto con cautela prima di arrivare a toccare tutto il corpo. Comunque ci sono tantissimi trattamenti che solitamente non si raggiungono neanche, perché comunque il ricevente solitamente riesce a raggiungere, trattando anche solo fino al ginocchio, già l'obiettivo, quindi a risolvere la sua problematica, a ritrovare quindi lo stato di benessere e di equilibrio psicofisico. Quindi diciamo che è profondo, non invasivo, è molto delicato, perché comunque il tocco anche dell'operatore è delicato e non crea alcuna problematica, anzi crea durante il trattamento molto relax, perché in quel momento il ricevente si deve lasciare andare, quindi infatti viene sempre invitato a chiudere gli occhi per scoprire che cosa accade dentro di lui, cercare di ascoltarsi. Questo perché lo shiatsu è anche un metodo educativo, un'educazione del nostro corpo, della nostra mente, nel ricominciare ad ascoltarci, a capire che cosa ci accade, a capire perché abbiamo un dolore, perché ci accadono determinate cose. Quindi lo shiatsu, vedete, lavora in una profondità incredibile. Come poter fare in questo periodo che purtroppo non avete la possibilità di essere trattati, di poter ricevere un trattamento shiatsu? Ci sono le discipline che vi consiglio ogni settimana di provare, di esercitarvi, nonché lo yoga giapponese o anche chiamato stretching dei meridiani. Quello è un autotrattamento shiatsu, oppure il Doin, quindi che proprio vi massaggiate, quello che io faccio sempre con Alessandro, solitamente il giovedì. Sono delle due possibilità che voi avete a casa di poter utilizzare per autotrattarvi. È ovvio che sono metodi un po' più lenti rispetto a quello che può essere un contatto diretto con il vostro operatore shiatsu, ma già quello vi permette di trovare benessere. Quindi provare giorno dopo giorno a fare esercizi di yoga giapponese, quindi di stimolare, ogni esercizio stimola una coppia di meridiani, di stimolare questi meridiani, stimolandoli si stimola quindi l'energia si sente stimolata e ritorna a scorrere in modo corretto. Poi ci ascoltiamo, quindi capiamo se oggi ho fatto questo esercizio più o meno riuscivo, magari fra 3 giorni questo esercizio riesco a farlo in modo migliore. Perché? Perché c'è l'esercizio continuo, c'è l'ascolto, c'è la stimolazione di questa energia che ci porta a stare bene. Piuttosto che, come dicevo prima, il Doin è l'autotrattamento, quindi che utilizzate il pugno piuttosto che il palmo, vi tirate le dita delle mani, dei piedi, quello anche è una stimolazione. Infatti dico sempre, quando siete davanti alla televisione, quindi magari la sera guardate, siete sdraiati sul divano, sulla poltrona e guardate la televisione, tiratevi le dita delle mani e dei piedi, questo è un ottimo lavoro che vi permette proprio di stimolare questa energia. Quindi fatelo, quindi avete queste grandiose opportunità per
per poter riportare equilibrio nella vostra vita. E niente, Mattis a questo punto si è addormentato, quindi vuol dire che si è rilassato, forse perché ho parlato un po' troppo, ho portato la tranquillità anche in questo momento a lui, molto bene. E direi che vi ho fatto un'infarinatura di quello che può essere appunto un trattamento, di quello che è lo shiatsu. Se avete come sempre domande, scrivetemi e così io molto volentieri vi dico. E ecco una cosa anche importante, ho detto va bene ai bambini, va bene agli adulti, va bene a qualsiasi persona, soprattutto in questo periodo anche i bambini che non riescono a sfogare molto, piuttosto che comunque anche gli adolescenti, lo shiatsu è meraviglioso perché aiuta a riportare quell'equilibrio, quindi a lasciare andare queste energie, queste emozioni che sono bloccate e loro vorrebbero tirar fuori, ma giustamente purtroppo non si può. Quindi lo shiatsu entra anche in contatto con questi bambini, con questi ragazzi e aiuta a farli stare bene. E niente, io vi ringrazio per questa breve rubrica. Ci incontriamo noi domani mattina, sempre alle 11. Ci sarà anche Alessandro, in cui facciamo un corso che si chiama Shiatsu in famiglia, quindi ovviamente ci sarà anche Mia, se ce lo permetterà. Faremo un trattamento a Mia in modo un po' diverso da quello che abbiamo fatto la volta precedente, e più ovviamente riprenderemo l'autotrattamento Shiatsu, quindi il Do-In. Quindi la famiglia, mi raccomando, guardate tutti quanti il video, la diretta, in modo che riuscite attivamente a entrare in contatto con questa meravigliosa disciplina. Per questa mattina le trasmissioni finiscono, ma riprenderanno oggi pomeriggio con la palestra in forma lavoro, che è sempre molto interessante. Quindi mi raccomando, fateci compagnia, noi facciamo compagnia a voi, ci siamo. A domani mattina, grazie. E anche ecco, Matisse vi saluta e andiamo probabilmente a mangiare. Un abbraccio a tutti.